Tanta roba. Tanta roba. Conferenza stampa. Cherubini. Arriva bene. Fagioli. Miretti. Sulè. Quando ieri ero a Parigi insieme a Romeo e ha detto che domani avrebbero presentato, tra virgolette, Fagioli e Miretti Sulè, non capivo, sinceramente. Non ero nemmeno voglioso di vederla, anzi stavo facendo tutt'altro, stavo organizzando le cose che avevo riportato a casa da Parigi, essendo stato via 3 giorni, e poi ho detto dai, sai cosa, mi metto lì e me l'ascolto, prendo giù 2 dati e cerchiamo di ragionarne insieme ai ragazzi in un video. Ve lo dico subito, questo video sarà lunghissimo perché voglio leggervi tutto quello che è stato detto in conferenza stampa dai protagonisti, ma soprattutto fermarmi su alcune sfumature perché ragazzi erano anni che sognavo una conferenza stampa così chiara, così precisa, in cui i dirigenti potevano parlare tranquillamente, apertamente, a ruota libera, senza cercare di camuffare, senza cercare di sviare. Si parla di cose concrete, anzi, arriva bene, è voluto andare anche su alcuni dettagli che Rubini si è visto che ha attraversato anni e anni di questo progetto. Io tutte le volte che avevo sentito parlare arriva bene, non ero mai convinto delle parole. Oggi mi è sembrato invece una persona davvero coerente con quello che è il fatto suo, con il suo lavoro, col suo mestiere. Federico Cherubini mi ha dato grandi impressioni in senso positivo. E poi ci sono le parole dei ragazzi che sono ovviamente la parte più emozionante, la parte più emotiva di tutto il discorso, i loro racconti, le loro sensazioni, i loro sogni, le loro emozioni. Ma dall'altra parte c'è un progetto sportivo che io lo dico tranquillamente, ma chi mi segue da tanti anni qui su YouTube lo sa. Ho un po' criticato negli anni passati per un motivo. Non vedevo nulla di concreto. Ed è lo stesso Cherubini che ammette questa cosa, perché a un certo punto dice: oggi, per la prima volta, abbiamo la possibilità di toccare con mano in maniera concreta quello che è stato il progetto tecnico dell'Under 23. E quindi tanta roba, ragazzi, mettetevi comodi, ascoltatemi come podcast mentre riordinate l'armadio, lavate i piatti, stendete i panni, andate a correre, siete in macchina, andate a lavoro, siete in pausa, fate quello che dovete fare. Ascoltatemi come podcast perché andrò a rielencare tutte quelle che sono state le affermazioni e i discorsi estremamente interessanti. E quando si parla di giovani, credo che sia sempre bene andare a spendere quante più parole possibili, perché la Juventus ce l'ha detto chiaro e tondo. Questo è il progetto futuro della squadra, di un calcio che deve andare in una direzione sempre più sostenibile. E allora non vi rubo altri secondi, iniziamo subito, ma prima vi ricordo di scaricare il numero 10, applicazione con la quale sto lavorando e collaborando. Link qui sotto in descrizione, troverete dei miei contenuti esclusivi sull'applicazione di numero 10. Domani dovrebbe anche uscire un articolo, quindi non fatevi mancare anche questa cosa. E tra l'altro domani ci sarà la presentazione di Leandro Paredes. Allora, iniziamo, ho diviso per protagonisti e quindi prima parleremo di Arriva Bene, poi parleremo di Cherubini, poi parleremo di Sulè, poi parleremo di Miretti e poi parleremo di Fagioli. Seguiamo un ordine ben preciso. Arriva Bene, solitamente qui presentiamo gli acquisti, oggi invece presentiamo il frutto di tanto lavoro del settore giovanile della Juve che approda in prima squadra. Occasione importante, un progetto che parte da lontano, ben 4 anni fa. Progetto fortemente voluto da Cherubini che oggi inizia a portare i suoi frutti, che è la cosa che dicevo pochi secondi fa. Non c'era mai stato un output ben definito e oggi finalmente un primo output che non può essere l'arrivo ma il punto di partenza ce l'abbiamo davanti ai nostri occhi. Sono questi 3 ragazzi aggregati alla prima squadra della Juventus. La definizione di Under 23 ora Next Gen è allargata, oggi si parla di generazione Z. Leggiamo fatti relativi a certi comportamenti che non fanno piacere. Non è solo calcio, ma anche un esempio che questi ragazzi devono dare ai coetanei. Significa anche sostenere gli esami scolastici e completare i percorsi scolastici. Per la Juve è importante la sostenibilità, ma anche effettuare investimenti eticamente utili. Questi ragazzi, con le loro imprese, non saranno solo un esempio sportivo, ma anche di vita per i ragazzi della loro età. Vogliamo avvicinarci alle nuove generazioni e indicare una strada da seguire. È questa la volontà della società. Devo dire la verità, questa è la frase migliore secondo me di tutta la conferenza, è stata una sorta di chiusura di Arriva Bene, io ve la riporto adesso perché, come vi dicevo, parleremo dei protagonisti. Questa è una frase che va oltre, ragazzi, questa è una frase molto importante e se avete visto il mio video di ieri sulla questione maglie, sulla questione del rispetto, ecco, e se soprattutto conoscete quello che è il mio canale, la mia persona e sapete bene o male quello che penso,
questo è il mio focus principale sull'argomento, che va al di là della Juventus che riuscirà a portare in prima squadra, va al di là dell'allenatore, del modo di giocare, va al di là del tifo, della sostenibilità. No, preoccuparsi che i ragazzi che vogliono entrare nel mondo del calcio possano avere anche una via da seguire e che la Juventus voglia dare questa via. Questa è una cosa che mi rende veramente orgoglioso di tifare per la Juventus, dico senza giri di parole. E quindi bravo, bravissimo, arriva bene a sottolineare questa cosa. Sul mercato si sono fatti dei commenti e qua ho detto cavolo, inizia a parlare del mercato, e sì, l'ha fatto e nessuno gliel'aveva chiesto, l'ha fatto di sua spontanea volontà. Si è parlato di calciatori di una certa età, di una certa condizione fisica, ne abbiamo parlato qui sopra tutta estate e mi sento colpevole, no? Passatemi il termine, mi sento protagonista di questa affermazione di Ribabene, ma lo ammetto tranquillamente, l'ho fatto, abbiamo fatto le analisi, le abbiamo fatte tutti nei commenti, io mi metto in prima fila perché ci ho creato pure i contenuti. C'è una strategia ben precisa, e questo me lo immaginavo, per fortuna, ecco, dico io. Ribabene dice, un giovane che entra ha bisogno anche di un mentore, di un esempio. I nomi di un certo calibro saranno appunto quell'esempio per i nostri ragazzi. Ringrazio infine Gianluca Pessotto, persona determinata e umile, il suo contributo per il progetto Under 23 è stato indispensabile. Queste le parole di Arrivabene, che ha fatto una specie di introduzione, una specie di conclusione, ma ora arrivano quelle di Cherubini, che sono le più importanti dal punto di vista del progetto, e si vede che Cherubini è stata la persona che ha portato avanti questo progetto, l'ha cullato, è il suo bambino, diciamo così, è il figlio di Cherubini, questo progetto. Cherubini dice, ci fa piacere essere qui. Questa presentazione rappresenta un momento di riflessione del progetto sportivo e questa cosa mi gasa. Mi gasa perché un conto è che ragionino loro nei muri della Continassa, un conto è che ragionino loro ai microfoni dei giornalisti per farlo ascoltare anche ai tifosi. Nel 2018 siamo partiti con la seconda squadra, ragionando sui problemi del sistema formativo italiano che non porta calciatori in prima squadra, tranne qualche club che ogni tanto è riuscito a farlo. Sviluppare il settore giovanili e portare giocatori in prima squadra è molto difficile. Sotto l'aspetto formativo abbiamo investito su strutture e allenatori, sulle metodologie. Qual è il percorso che fanno i nostri ragazzi nei settori giovanili? Alla fine del campionato primavera si entra in un limbo di prestiti che, secondo le statistiche, rimangono stabili. Soltanto il 2 o il 3% dei ragazzi che finisca la primavera l'anno successivo trovano poi collocazione in una squadra di Serie A. 2 o 3%. E non parlo solo della Juve, dice Cherubini, ma in generale del calcio italiano, dell'Italia. Nel 2018 abbiamo iscritto la seconda squadra e abbiamo iniziato un percorso con la Lega Pro. Avevamo due obiettivi, ovviamente riferito all'Under 23. Uno sportivo, perché la Juve scende in campo per competere e ha già portato a casa un primo trofeo. L'altro era quello di formare i calciatori per mercato e quindi ragioni finanziarie, economiche, per andare appunto a creare qualcosa di sostenibile, ma soprattutto anche per la prima squadra. E in questi anni, interrompo un attimo il racconto di Cherubini, si era visto tanto dal punto di vista delle cessioni, dei prestiti, dei giocatori che potevano monetizzare poi con cifre magari non elevatissime, ma che comunque andavano a monetizzare, ma poco della prima squadra. E quindi andiamo avanti, perché Cherubini è la frase che mi rende più felice in assoluto, perché è la stessa cosa che ho sempre pensato io di questo progetto Under 23, che lui mi dice, oggi è il primo giorno in cui possiamo dire che raccogliamo i frutti di questo risultato. A un certo punto un giornalista fa una domanda su Artur Zaccaria e l'ufficio stampa della Juventus dice, non è strettamente riferita alla questione, non possiamo affrontare questo argomento. Lo affronto io, dato che non sono né giornalista né tesserato Juve, lo affronto io. Ricorderete su Artur la mia posizione, su Zaccaria la mia posizione. Mi sembrava un po' follia cercare di dar via Zaccaria l'ultimo giorno di mercato per un discorso proprio di programmazione. Dall'altra parte, però, vi dicevo che questo avrebbe assolutamente favorito Fagioli e Miretti per un discorso di progetto tecnico, di progetto di struttura di valorizzazione dei nostri ragazzi che venga dal settore giovanile. E sono contento che Cherubini abbia ripercorso, ricalcato questo concetto che va a scontrarsi col mercato, che non era l'argomento di oggi, ma che si va a intersecare con alcune dinamiche. E quindi rispondo io, l'avevamo già detto, era una cosa che avevamo detto sia nel video che avevamo fatto a Roma con Chino e Lello e sia nel video che avevo fatto in stazione a Bologna, un'errata corrige successiva del giorno dopo per la valutazione del mercato della Juventus.
Poi dice, l'Under ora è diventata una next gen che comprende Under 23 e post Under. Oggi abbiamo De Winter, Ranocchia, aggiunge Giovanni Albanese, Zanimacchia, dove siamo? In particolare che stanno giocando in Serie A, completando il percorso formativo esternamente. Oggi invece questi tre ragazzi, quindi Miretti, Sule e Fagioli, hanno più di 100 partite con la nostra seconda squadra, tante partite con i professionisti, con la maglia della Juventus e Fagioli pure con quella della Cremonese. Siamo soddisfatti e contenti di questa giornata. Qualche giorno fa anche Allegri ha riconosciuto le scelte del club, la volontà di guardare al mercato dei grandi calciatori, ma soprattutto l'impegno nel valorizzare finalmente il prodotto del settore giovanile. Siamo contenti e allineati, ora tocca a loro e aggiungo ovviamente anche all'allenatore, perché poi è l'allenatore che decide chi va in campo. La bontà del nostro progetto si basa sul tempo trascorso in campo dai ragazzi e ancora di più assume valore quello che vi ho appena detto. Certo, dipende dai ragazzi, dipende anche dall'allenatore che deve cercare di capire quali sono le caratteristiche migliori dei calciatori. E con Miretti fino adesso si sta avendo un riscontro vero e proprio, l'altra sera addirittura titolare al Parco dei Principi in Champions League. Con Fagioli Sule siamo un pelo indietro sotto questo punto di vista. Devo dire la verità, penso che Sule possa avere anche delle buone occasioni, delle buone possibilità, perché Cuadrado in questo momento è un po' così, e quindi chissà che non possa strappare qualche minuto in più Sule, che fino a questo momento non mi è sembrato particolarmente pronto per essere la prima squadra Juve, dico la verità, nelle poche volte che l'ho visto giocare mi ha dato questa impressione, però è ovvio che ha tutto da guadagnare, perché beato lui, è così giovane, ha la possibilità di mettersi in mostra davanti agli allenamenti, e dagli allenamenti poi si scala le gerarchie, soprattutto se quello che è stato un titolare per tanti anni non sembra più essere all'altezza di quelli che sono gli standard della Juventus. In questo momento il progetto seconda squadra è attuale, cerchiamo di tirare dentro anche qualche altra squadra. 10 anni fa pensavamo che l'area prestiti fosse risolvere il problema relativo ai giovani, oggi no, non pensiamo più questo. Dobbiamo capire la strada che seguirà il calcio. Juventus ha investito in questo progetto. Oggi stiamo cercando di restituire qualcosa al club che ha investito. La Juventus non sta cambiando progetto, sta semplicemente rivisitando in chiave moderna un DNA che non potrà mai prescindere dal campione o dagli acquisti importanti. Saranno sempre icone per la maglia della Juventus i nuovi arrivati. Il calcio per oggi deve essere anche sostenibile. Il settore giovanile non è un regolamento imposto, ma deve diventare una risorsa del club. Voglio dare una nuova identità alla prima squadra con un patrimonio creato internamente. E quindi immaginiamoci questa deadline che dal 2018 arriva al 2022. E fino ad oggi penso che anche il più ottimistico dei tifosi si sia chiesto più volte: ma dove stiamo andando con questo ragionamento inerente all'Under 23? Oggi ci fanno capire che invece ci stanno sperando tanto, e questo è stato un progetto a medio e lungo termine, quindi nel giro di 4 anni, per iniziare a vedere qualcosa. E questo qualcosa adesso deve essere tradotto in campo, perché lo dice lo stesso Cherubini: la bontà del nostro progetto si basa sul tempo trascorso in campo dai ragazzi. E con Miretti abbiamo iniziato bene, e ci sono altri che potrebbero dare il loro apporto, come Fagioli, come Sule o come altri ancora che potrebbero venire su, come ha fatto esattamente Miretti l'anno scorso, dall'Under 23 o dalla primavera. Andiamo a vedere. Sulla casa della seconda squadra c'era un progetto pre-pandemia. Poi è stato sospeso, riproporremo il progetto in futuro, sarebbe un valore aggiunto per noi, la squadra femminile, anche per la primavera, perché la Juventus sappiamo bene comprende un po' tutte queste squadre, Under 23, primavera, femminile, tutte le giovanili, la prima squadra, insomma, è un progetto Juventus che di un certo tipo, di un certo livello. Le altre squadre erano i club principali in Italia, poi non so cosa possa aver frenato gli altri dall'iscrivere la squadra, siamo convinti di aver fatto la scelta giusta, speriamo che gli altri ci seguano. Cherubini sottolinea anche quella che è la strategia della Juventus in chiave mercato. Non è che, dato che stiamo cercando un calcio più sostenibile, un calcio con dei giocatori più giovani, ignoriamo completamente quegli altri. Il grande nome, l'appeal, il giocatore affermato rimarrà un'icona per la Juventus e immagino anche per un discorso di brand. Però noi non possiamo ignorare gli altri. E giustamente loro ragionano, non è che i giovani forti sono tutti e solo fuori dalla Juventus, ce ne sono anche dentro la Juventus, e per questo cerchiamo di valorizzarli. Lasciamo da parte la dirigenza, che mi è sembrata veramente molto competente e lucida in questa analisi, mi è piaciuto sentire parlare in questo modo finalmente, senza nascondersi dietro un dito, vi raccontiamo quello che è,
E adesso entriamo nella parte più emotiva, come dicevo prima, e sentiamo i calciatori che parlano. Iniziamo da Sule, che dice: ho fatto primavera e under 23, tra infortuni, pandemia e gli out league. Ora ho fatto il ritiro con la Juventus e sono in prima squadra. Ero ad una grigliata in Argentina con mio papà e il mio procuratore. Dovevamo parlare del mio trasferimento. C'erano tre club, mi ha detto di sceglierne uno, di prendermi il mio tempo, c'era una settimana di tempo. Io invece ho scelto subito la Juve perché sapevo di amare la difficoltà della scalata alla prima squadra. Era una sfida e sognavo una squadra così grande. Sulle dice uno dei primi cinque club al mondo, cinque più grandi al mondo. Forse una volta, magari, con la speranza di poterci tornare il prima possibile. Vorrei giocare e fare presenze tra Juve e Serie A. Ho appena cominciato il percorso di prima squadra, che è diverso da quello che facevo in C. Sono tranquillo, arriverà il mio momento, mister e società hanno fiducia in me. E quindi un grosso in bocca al lupo a Sule per questo suo percorso. Io sono sempre tranquillo, non penso a quello che si dice. Devo imparare tutto, anche le cose che non so fare. Il rapporto con Di Maria è bellissimo. Siamo argentini, abbiamo confidenza, sembra di conoscerci già da prima. Lo aspetto a casa mia a mangiare, non è ancora venuto. Quando arrivi qui è un'emozione incredibile, anche solo quando mi danno il numero di spogliatoio o il numero di camera, significa essere qui. A volte non mi rendo conto di quello che ho fatto. Da piccolo non pensavo di poter arrivare davvero fino a qua. Ora voglio giocare qua, non voglio pensare ad altri eventuali prestiti. Perché questa domanda sui prestiti l'hanno fatta tutti, e forse è una domanda scomoda che col senno di poi potrebbe diventare scomoda, però secondo me era giusto farla. Miretti, sono arrivato da bambino a 8 anni. Ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile della Juventus. Ho giocato in Under 19, in Under 23, dallo scorso anno ho iniziato le convocazioni e le presenze in prima squadra, fino a quest'estate dove mi sono aggiunto in ritardo per via dell'Europeo e ora sono stabile in prima. Tifo Juve, quindi scegliere questi colori non è stato difficile. Mi voleva anche il toro, ma il servizio Juve con la navetta è una comodità per tutti, anche per i miei genitori, e quindi abbiamo scelto la Juve, che sembra una roba... Dici, cazzo, questa è la Juve per la navetta. No, è una cosa bellissima, secondo me è un retroscena fantastico. Ti dà quella sensazione, no? Di quotidianità, di normalità, di una famiglia normale, comune, come la mia, come la vostra, come tutti noi, che ha un ragazzo con un particolare talento. Questo talento viene notato dalle squadre della città in cui vive o vicino alla città in cui vive, e queste squadre vogliono portarselo dietro e offrono un servizio. E quindi c'è il cuore bianconero, poi c'è il servizio che mette a disposizione la Juve, che non mette a disposizione il toro, e oggi Miretti è qua. Poi ci sono una marea di variabili che possono influenzare l'approdo di Miretti in prima squadra di Juventus, però si è partiti da lì, da Juve toro che mi vogliono. Mio papà magari lavora in fabbrica fino a tardi, magari mia madre c'ha la mattina e il pomeriggio impegnata e i miei fratelli studiano, non so neanche se abbia dei fratelli, se i genitori facciano questo, però io mi dà la navetta. È di una semplicità inaudita che mi fa un piacere incredibile sentire queste cose qua. Essere cresciuti nel settore giovanile ci fa arrivare pronti in prima squadra. Sappiamo già l'importanza di vestire questi colori, e qua si torna sul discorso della maglia della Juventus, che è più pesante delle altre. Io qua sfondo una porta aperta, perché sul discorso DNA e questa roba qua possiamo stare a discuterne finché vogliamo, ognuno può avere la sua opinione, che cos'è, che cosa non è, non ne ho idea, ma sulla pesantezza della maglia della Juve, secondo me, cioè, te lo dicono tutti i giocatori che ci passano, tutti. Un aspetto che mi ha messo in difficoltà è stato l'aspetto psicologico, anzi è una questione di identità che porto dietro da anni, ma il mio compito in prima squadra è quello di imparare ai giocatori più esperti e non condividere i valori che ho già, perché sono io che devo imparare. La cosa più difficile da affrontare è stato l'adattamento fisico, sia dal punto di vista della forza, sia da quello della velocità. Un aspetto invece che mi ha messo in difficoltà è stato l'aspetto psicologico, dovermi abituare ad allenamenti con partite con la prima e con l'under a diversi ritmi e velocità è stata una cosa che ha messo in difficoltà Miretti, ma penso che abbia risposto nel migliore dei modi, pare di capire. E dice: il mio idolo era Nedved, che oggi è il nostro vicepresidente. Ti capisco, Fabio, ti capisco. È stato uno di quelli che ha fatto emozionare tutti, credo. Crescendo ho cambiato il mio ruolo e oggi il mio punto di riferimento, qua alzo le mani, è De Bruyne. Ti auguro una carriera anche solo la metà importante come quella di De Bruyne. Ho fatto tutto il percorso e da sogno è diventato un obiettivo. È motivo d'orgoglio, questa è una frase incredibile, bella, è per un ragazzo di 19 anni, da sogno è diventato un obiettivo. Ogni tanto non ti accorgi della fortuna che hai e di quello che la società ti mette a disposizione.
se ripenso alla mia fortuna, mi sento orgoglioso dei sacrifici fatti in passato. Umile, parla di fortuna, io dico di bravura, perché se arrivi lì può essere sicuramente fortunato, ripeto, ci sono delle variabili, ma significa anche che hai qualcosa in più sotto il punto di vista tecnico e sotto il punto di vista probabilmente anche umano. Le mie forze sono concentrate sulla Juventus, non penso ad altri prestiti. Mi ha colpito giocare l'altra sera con tutti quei campioni, hanno una velocità e una qualità dello smarcamento al passaggio incredibile, tutto quello che facevano era portato al massimo, mi è rimasto impresso, confermo, chi era allo stadio penso che possa confermare, ed è certe cose, certi giocatori, stiamo parlando del non plus ultra del mondo, davvero bello per chi ama il calcio oltre che la Juventus, no? Chi ama la bellezza del calcio, e queste cose qua ragazzi sono di un livello superiore, inutile girarci intorno, gesti tecnici per me rimangono la cosa più bella che puoi avere nel calcio sul campo, la cosa più bella è il gesto tecnico incredibile che ti fa rimanere a bocca aperta, che ti fa emozionare e dici non puoi averlo fatto davvero, non ci credo, e invece sì, te lo fanno davvero e te lo fanno vedere a velocità inaudita e magari in Champions League, due gol di Mbappé, io se, per quanto mi abbiano fatto incassare per fare queste cose, il mio cervello continua a processare e a dire cavolo, cavolo. E sono contento perché ero presente all'esordio in Champions di Miretti col Malmo ed ero presente all'esordio in Champions di Miretti dal primo minuto col PSG. Ho fatto una foto con Sule, ho fatto una foto con Miretti, ho conosciuto Fagioli, quindi la sento ancora più dentro questa cosa, una cosa che mi dà veramente tanta emozione perché c'ero nel loro percorso, nel loro inizio di carriera a Juventus, c'ero. Non direttamente, ma li ho incontrati, li ho visti e capisco quella che è l'emozione, anche a Villar Perosa vedere i ragazzi della Juventus B che sapevano che andavano a affrontare la Juventus. Ragazzi, ma sarà che io mi emoziono da matti a parlare di queste cose, e sarà che sto anche invecchiando, sarà che ho in mente, mi piacerebbe un domani lavorare con dei ragazzi su dei campi da calcio. E sono cose che mi danno davvero tanta emozione, non so che cos'altro dirvi, quindi questa conferenza stampa mi è piaciuta la matti. Passiamo a Fagioli. Dice, sono partito ai giovanissimi, poi allievi e primavera. Sono partito con il progetto Under 23, ho giocato un anno in prestito alla Cremonese e ora sono in pianta stabile in prima squadra. Anch'io sono arrivato giovane a Juventus, a 11 anni, andavo a vedere la Juventus ed era un sogno. Sono juventino, come Miretti, ed era facile quindi scegliere questa squadra. Sappiamo già cosa ci aspetta, cosa significa indossare questa maglia. Possiamo essere d'esempio ai ragazzi del settore giovanile che sognano questo percorso. Dice, ho avuto la fortuna di allenarmi con tanti campioni, tra cui Ronaldo. È stata davvero una fortuna. Questi ragazzi parlano di fortuna. Non si rendono conto che c'è stato anche tanto del loro nel percorso. A 17 anni ho fatto la prima tournée con Allegri. Con Pirlo sono rimasto in prima squadra. Il prestito è stata una scelta azzeccata. Siamo andati in Serie A con la Cremonese e ho trovato minutaggio e spazio. Ho realizzato il mio sogno. Erano 4-5 anni che facevo su e giù e invece oggi sono in prima squadra, stabile. C'era la possibilità di andare in prestito, ma poi abbiamo optato per la permanenza. Ora sono qui e sono felicissimo. E poi qua, attenzione perché fanno una domanda, dicono la facciamo a tutti e tre. Chi vuole rispondere risponda. E Fagioli prende proprio il microfono in velocità, vuole rispondere lui a questa domanda e dice l'Under 23 per me è stata importantissima perché il passaggio da primavera a prima squadra è troppo d'impatto. Giocare in C ha aiutato a crescere anche noi giovani e a sentirci più pronti per la prima squadra. Ottima scelta da parte della Juventus. E per concludere questo video di quasi mezz'ora vi chiedo scusa per la lunghezza, ma sapevo che sarebbe venuto lungo perché c'erano tante cose da dire e volevo anche cercare di trasmettervi un po' quella che è stata la mia emozione in questa conferenza stampa e spero che possa essere condivisa da voi questa emozione, spero che possiate aver seguito la conferenza o in caso contrario magari esservi emozionati ascoltando quella che è stata la mia sensazione nell'ascoltare queste parole. Ma Fagioli con questa frase riassume perfettamente quella che è stata, quello che è stato il senso e il significato di questa conferenza stampa. Perché hanno fatto questa conferenza stampa? Per far vedere che finalmente questo è il nuovo punto di inizio, questa è una nuova era per la Juventus, perché finalmente qualche prodotto del settore giovanile è arrivato in prima squadra. E io tutte le volte dicevo, ma è possibile che zero, che non ne arrivi mai, ma nemmeno uno? Ora ne abbiamo tre in questo momento in prima squadra.
E il mio sogno, lo dico tranquillamente, è davvero tutti gli anni avere tre giocatori. Se poi volevo andare nello specifico un difensore, un portiere, un centrocampista. È un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante, uno per ruolo. Poi magari se c'è anche il portiere, ben venga. Ma se tutti gli anni inizi a inserire tre giocatori, intanto valuti quegli altri, cerchi di capire chi è pronto, chi non è pronto. Poi certo puoi andare sul mercato e prendere il nome. Puoi andare a prendere Bremer, puoi andare a prendere Di Maria, puoi andare a prendere Pogba. Però questi non devono essere giocatori indispensabili, che senza di questi non si può fare niente. Che è il discorso che mi sta dando fastidio un po' in queste ultime settimane. Sì, però non abbiamo Pogba, non abbiamo Di Maria. Ho capito, ragazzi, ma ce ne sono tanti altri. E ce ne sono tanti altri come questi ragazzi qua, che non vedono l'ora di poter raccontare la loro storia e potersi prendere in mano la Juventus. Che non significa che quegli acquisti, i Pogba, i Di Maria, i Bremer, i Milik, i Kostic, tu non li debba più fare. Prendilo Paredes, va benissimo. Ci sono Miretti e Fagioli. Aggiungo Rovella, che mi dispiace aver visto partire, perché secondo me qualcosa in più te lo dava. Prendi Di Maria, perfetto, va benissimo, è un giocatore incredibile. Ma intanto c'hai Sulé. E allora Sulé inizia a crescere con Di Maria al suo fianco, che come dice lui, sento qualcosa in più, perché è argentino come me. Questo è davvero quello che voglio dalla Juventus. Dico la parola voglio, è una parola forte, perché l'erba voglia, non cresce neanche il giardino del re. No, io lo voglio, io lo pretendo, perché il calcio va in questa direzione. È perché la Juventus lo sa, te l'ha detto, ne hanno parlato i dirigenti, te l'hanno detto chiaro e tondo. Non è che lo sto dicendo io perché penso questo, è la mia opinione. No, te lo sta dicendo la Juventus, che analizza le statistiche, investe i milioni, crea dei progetti. A medio e lungo termine, per forza al tifoso dà fastidio. Tre anni, non abbiamo mai portato nessuno, eccoci, finalmente siamo arrivati. Guardate ragazzi, questa è una cosa da non sottovalutare, da non prendere sotto gamba. Io non pensavo che la Juventus volesse fare una conferenza di questo tipo oggi. Sono stato veramente contento di averla seguita e sono stato davvero contento di potervene parlare. E ora sono curioso, invece, non è che sono contento, sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. E fatemi capire se sono un po' troppo gasato io, perché me ne rendo conto, sono gasato. Sono veramente felice, gasato. Voglio capire se sono io che la sto sentendo così, o se effettivamente è una cosa che di cui vale la pena parlare e spendere quasi mezz'ora del vostro tempo nell'ascoltarmi delirare davanti alla telecamera.